Senta, direttore, parliamo del Vaticano e dei suoi corvi, perché lei ha scritto di questa vicenda come se si trattasse di un grande intrigo di potere, una lotta di potere, ma l'opinione pubblica fa fatica a capire chi è contro chi e qual è la posta in palio. Ce lo può spiegare? Ma io ho dovuto capire prima di, ho dovuto cercare di capire prima di provare a spiegare. E ho parlato con cinque fonti, con cinque personaggi influenti e ho cercato anche di confrontare le informazioni e le notizie che mi davano, lasciando cadere quelle che non trovavano Cioè, ha riscontro. fatto il Che, lavoro del giornalista serio, no, ho fatto il lavoro che fa chiunque e che che non si dovrebbero sente, fare i che giornalisti non si seri. sente di padroneggiare la materia, che ha bisogno anche di essere in qualche modo accompagnato nella scoperta di questo intrigo che ha tutte le caratteristiche di un intrigo medievale, solo che avviene nel XXI secolo. E che cosa ho creduto di capire? Che la posta in palio è la segreteria di Stato. Il ruolo di questo segretario di Stato, vicinissimo e devotissimo al Papa, che è il cardinale Tarcisio Bertone, a cui viene imputato non certo l'attivismo, ma certi metodi di potere un po' troppo sbrigativi, alleanze molto trasversali e molto politiche per quanto riguarda l'Italia e soprattutto di cercare di occupare spazi che non sono suoi, il conflitto con i vescovi italiani su chi Con debba parlare Bagnasco. all'Italia, chi debba interfacciarsi con la politica italiana. Allora, poiché molti lamenti su Bertone sono stati rivolti al Papa e il Papa ha sempre risposto noi siamo un Papa vecchio, come a dire non voglio cambiare la governance complessiva della Chiesa, hanno cominciato a seguire questo criterio che è quello del corvo, un gruppo organizzato di persone, certo non uno soltanto come si vuole far credere, non quello che è Non il finito in maggiordomo, carcere, ecco. non soltanto il maggiordomo, io non so se il maggiordomo sia colpevole o no, ma certamente non è una persona sola, questo è evidente, come dimostrano anche le lettere che ha pubblicato Repubblica, dopo che il maggiordomo è in carcere, non può essere lui ad averle spedite. Ecco, un gruppo di corvi ha cominciato a rendere pubblici dei documenti segreti, dei documenti ufficiali del Vaticano e sono documenti che chiamano in causa i metodi di governo della segreteria di Stato, per dimostrare al Papa che quella governance fa acqua da tutte le parti e per attirare attenzione e clamore all'esterno, perché questo si rivolga all'interno del Vaticano come forma di pressione sul Papa e su Bertone. Il segretario del Papa è diventato, con un Papa un po' distante e non italiano, questo è uno scandalo quasi tutto italiano, il segretario del Papa, Padre Georg, è diventato un pochino l'orecchio a cui si rivolgono tutte queste persone che cercano ascolto dal pontefice ed è nato questo scontro latente tra il Papa, tra il segretario di Stato Bertone e il segretario del Papa, che poi a tutte le cerimonie ufficiali, come a Milano, sabato e domenica, sono fianco a fianco perché così devono essere. E questo scontro continua e va avanti. Sullo sfondo c'è anche il conclave che in qualche modo si intravede in lontananza, augurando lunghissima vita al Papa, però certamente i cardinali fanno i loro conti. E il Papa assiste a tutto questo e probabilmente si domanderà se conviene cambiare la segreteria di Stato, se conviene per caso allontanare Padre Georg, se conviene far finta di nulla. Però certamente la credibilità della Chiesa, la credibilità del governo della Chiesa e in qualche modo anche l'autorità del Papa viene messo in Ecco, discussione da questo colabrodo che è diventato la Santa Sede. e sullo sfondo c'è anche lo IOR, no? La banca del Vaticano, è Sullo stato sfondo c'è la defenestrato, vergogna dello Gotti IOR. tedeschi, ecco, Pagotti tedeschi è stato cacciato dalla presidenza dello IOR perché chiedeva più trasparenza diciamo, nelle operazioni finanziarie della banca o c'è qualche cosa d'altro? Ma Perché anche qui ci sono varie le scuole di accuse sono pensiero. accuse molto dirette a persone contro Gotti tedeschi, quasi mi spiegavano a voler minare le dichiarazioni che lui potrebbe fare, renderle poco credibili. Non c'è dubbio che Gotti tedeschi ha cercato di portare lo IOR, questa banca che ha nascosto dei segreti vergognosi negli anni, vergognosi Pensiamo per solo alla qualunque figura di banca, non Marcinkus. solo per una banca di opere di religione, pensiamo a Marcinkus, ma pensiamo ad altri conti. E ha cercato di portarla nella white list, cioè nella lista della trasparenza, dove dopo l'11 settembre stanno le democrazie occidentali, come se il Vaticano facesse parte di questo mondo. E poi ha dato un'autorità di controllo e di vigilanza, alla banca. Questa legge viene di fatto bypassata tutti i giorni, viene messa in discussione. Ora, se con tutti gli stati occidentali che si adeguano a norme di trasparenza, il Vaticano rimanesse in una situazione di ambiguità con la sua banca, di opacità, si aprirebbe una finestra di opportunità criminale, criminale, che potrebbe attirare l'attenzione dei criminali di tutto il mondo. Quindi questo è molto pericoloso, anche perché il Papa, secondo
tutte le indiscrezioni, avrebbe dato a Gotti Tedeschi il mandato di rendere la banca in qualche modo trasparente. Sì, certo, questo era stato il mandato. Un'ultima domanda sul Vaticano. Oggi il direttore dell'Osservatore Romano, Vian, l'attacca, pur senza citarla, scrivendo che sui media trovano posto rappresentazioni clamorose che distorcono i fatti. Vuole in qualche modo risponderli? Più clamoroso di quanto sta accadendo dietro le sacre mura, credo che non ci sia fantasia giornalistica o di scrittore, nemmeno Dan Brown, che potrebbe uguagliarla. E ha un'idea di come andrà a finire questa storia? No, non ho idea di come andrà a finire. Certamente i corvi continueranno il loro volo, perché vogliono dimostrare che il cameriere del Papa o non è colpevole o è soltanto uno degli ingranaggi di questa macchina che è stata messa in piedi. Quindi questa macchina andrà avanti. E quindi la Chiesa ne pagherà il prezzo, purtroppo. E Repubblica continuerà anche nei prossimi giorni a pubblicare? Ci sono nuovi documenti in arrivo? Non abbiamo documenti nei cassetti, quello che abbiamo l'abbiamo pubblicato, se ne arriveranno altri li vaglieremo, li pubblicheremo se sarà il caso. Grazie, grazie direttore Ezio Mauro. Grazie a voi. Grazie alle spettatrici e spettatori, do senz'altro la linea.